nostro obiettivo era quello di organizzare un evento in azienda. La prima che ha accettato è stata FAC, e insieme a Kaizen Institute, che ci ha offerto, diciamo, la parte più strategica a livello di training. Abbiamo portato 10 ragazzi in azienda e quello che abbiamo fatto è stato il primo giorno simulare una catena di montaggio con un gioco ad hoc, e poi il secondo giorno invece andare proprio su una linea di montaggio, quella là in fondo che vedete. Kaizen Institute supporta Jebo Consulting per preparare un percorso che facilita e avvicina i ragazzi dell'università al mondo del lavoro. Lo fa in un modo molto operativo, sul gemba, come diciamo, che vuol dire in aziende vere, affrontando i veri problemi delle aziende, sotto la guida del management e del top management di quell'azienda. I ragazzi sono divisi in team da subito e da subito li guidiamo in un percorso che gli permette di costruire un'azienda, di valutarne le performance e di migliorare le performance di quell'azienda. Sono andato nelle varie postazioni di lavoro a vedere in quanto tempo le varie operazioni venivano effettuate e poi di individuare gli eventuali MUDA per ogni operazione. Il primo giorno ero parte del team di operazione, quindi nella prima parte di assemblamento della linea, e oggi nel secondo giorno sono parte, diciamo, del team strategico che sta provando a realizzare dei miglioramenti all'interno del capannone 5 di FAC. Abbiamo fatto una catena di montaggio, l'abbiamo simulata e abbiamo cercato di migliorarla il più possibile. Il mio ruolo all'inizio era di montare i pezzi. Parte degli operatori durante la catena di montaggio, e oggi invece ho dovuto registrare gli spostamenti dell'operatore tramite gli spaghetti. Principalmente la mansione di migliorare il processo produttivo. Il mio ruolo di ieri era stato quello, siccome abbiamo ricreato una linea produttiva, io ero in una fase di questo proprio a livello operativo. Mentre oggi siamo andati a ricercare veramente in azienda tutti i pezzi e li abbiamo messi su un cartellone andando a ricreare il vero processo che accade. Ieri ero nel team miglioramento, mentre oggi ero nel team strategico. Ieri sono stato un operatore, poi a un certo punto sono diventata logistico e oggi ho seguito proprio sulla linea gli spostamenti degli operatori. In questi due giorni abbiamo costruito un'azienda, una simulazione di azienda che ha permesso a tutti i ragazzi di capire quali sono i collegamenti tra la strategia e le operations, quindi quello che poi si fa realmente in azienda, e come si migliora la performance di un'azienda attraverso dei cantieri di miglioramento, dei cantieri Kaizen migliorati. La consiglierei di un amico perché innanzitutto è un'esperienza che è possibile inserire nel curriculum, e quindi come ogni cosa inseribile nel curriculum è sempre ottima, e poi anche come esperienza personale, appunto, lavorare in gruppo non lo sottovaluterei mai. Un bel esempio di lavoro di squadra. Entrare nel mondo del lavoro in modo diretto. Cioè devi sapere comunicare con gli altri e metterti in gioco. È sicuramente un'esperienza diversa e più connessa al mondo del lavoro. Mi ha arricchito molto, ho avuto modo di confrontarmi con altre persone. Che c'è un contatto diretto con la realtà e la teoria è applicata in maniera repentina. Spero di riuscire a riportare qualcosa di quello che ho imparato nel mio campo. Si stanno preparando per poi presentare a Luca Cervato, l'ingegnere responsabile delle operazioni di FAC, tutto quello che abbiamo visto. Queste sono le competenze del nuovo mondo del lavoro, che non chiede soltanto di applicare delle strategie o degli standard, ma richiede già da subito, già da appena entrati, di essere capaci di interpretare le nuove tecnologie e i miglioramenti per portare subito dei miglioramenti nell'azienda esistente.